Buonasera. Il telegiornale questa sera si collega con un leggero anticipo poiché devo fare un'importante comunicazione di carattere personale. Sono 2 giorni che uso Brufolan, la nuova cremina per i brufoli, e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Ed ora per la politica estera vediamo l'attesissimo incontro tra il presidente Reagan e Margaret Thatcher. Oh, siamo arrivati. Oh, ciao Reagan. Ciao Margaret, hai fatto buon viaggio? Sì, caruccio. Ha visto il giacone di pelle? Sì, l'ho preso in saldo. Caruccio, ho fatto un viaggio, una puzza di treno in quello scompartimento, ragazze mie. Vieni, c'è l'auto presidenziale che ci sta aspettando. Tira le spifferi. Freddo. E pensare che non so guidare. Ragazze, mi avrete a me base che non sbattevo. Vamos. Come si accende qui? Acqua accende, sa. Devo partire. È partita. Perché devo fare ancora il tagliando e il cambio dell'olio? Sai dove andiamo? No. Ti porto a Fregene a fare una bella buffata. Ti va? Ciao, raga. Politica interna. Il ministro della difesa, Giovanni Spadolini, è scoppiato. Vediamo il servizio. Bene, ascoltiamo ora il nostro inviato da Rio de Janeiro. Che cosa ha da comunicarci? Ho comprato questo mottarello. È la fine del mondo. Gelati buoni come a Rio non li ho mangiati mai. È tutto a te, Vespa. Bene, tornando alla politica interna, sentiamo l'intervista al ministro Gianni De Michelis. Ricordate quello con i capelli lunghi, un po' unti? Quello lì. Il Parlamento ha discusso di ecologia e di animali in via di estinzione. Io, come cetaceo, sono favorevole alla protezione delle balene, anche perché ho una zia che da anni naviga nei mari del nord e vorrei tentare di riabbracciarla un giorno o l'altro. Bene, speriamo che De Michelis riabbracci la zia. Presidente Grazi, sta per concludersi l'incarico di governo. Che cosa c'è alla fine del suo mandato? Beh, c'è senz'altro una sigla di chiusura. Io ho un certo imbarazzo a cantarla, ma forse De Mita può provarci, mi sembra. Ah sì, ci canta la sigla del pentapartito. Io cantare? Beh, ci manca anche questa adesso. Vediamo un po' se la ricordo. Se non hai voglia di candare, sei tutto matto. Ce la canti tutta? No, mi vergogno adesso. Forza! No. Dai. Avevo una casetta piccolina in Canada con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Faccio di tutto per non dar la linea, fantastico, non so se si vede. Buonasera.